Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Salvini e Conte si stanno ancora scontrando, questa volta su quello che sta succedendo in questi giorni, che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Il leader della Lega in diretta Facebook ha parlato dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e dice: "Mi domando se in Italia occorre sempre aspettare che ci scappi il morto." E in questa sua frase c'è un fondo di verità. Guardate il Ponte Morandi, guardate tante cose. E qui il discorso è molto molto ampio. Matteo Salvini dice: "Mi domando se in Italia occorre sempre che si debba aspettare che ci scappi il morto per intervenire come si sarebbe potuto intervenire il 30 gennaio scorso. Sono stato chiamato persino l'untore. Insultare la Lega e Salvini è davvero demenziale. E c'è qualcuno che gode perché i morti sono in Lombardia, ma voi non state bene. C'è qualcuno a sinistra, pochi per fortuna, tra i politici e i giornalisti, a godere dei morti, ma voi davvero non state bene", risponde Salvini. A dirlo è il leader della Lega durante una diretta Facebook. Ma il leader della Lega vuole puntare il dito sui ritardi, sulle misure di sicurezza e poi aggiunge: "Naturalmente, il Presidente del Consiglio deve fare il Presidente del Consiglio e il Ministro deve fare il Ministro." E Salvini auspica che il governo adesso, in merito a questo fatto grave, ascolti il parere, i suggerimenti di medici, scienziati e virologi. E ha aggiunto: "Invece di chiacchierare e insultare la Lega, si doveva intervenire già il 30 di gennaio con la nostra proposta di mettere in quarantena chi tornava dalla Cina." Attenzione, io proprio nei giorni scorsi insistevo sul fatto che il governo doveva, un po' come si vede nei film americani, quando c'è una cosa di questo tipo, i primi che vengono chiamati chi sono? I ministri per caso? Speranza, Di Maio, la De Micheli. Non mi fate aggiungere altro. Bisogna chiamare gli scienziati, gli esperti, i cultori della materia per dire: "Voi siete i massimi esperti nazionali del settore, diteci a noi come governo che cosa dobbiamo fare." Questo doveva fare Conte il 30 di gennaio, il 25 di gennaio. Questo doveva fare, chiamare tutti gli scienziati, ascoltarli tutti, non riunire il Consiglio dei Ministri con quei quattro ministri per caso, no? Quello là che dice il virus. Di Maio ha chiamato il virus virus, pensava che fosse inglese, e invece è latino. Ma lo capite di che cosa stiamo parlando? Il virus. Ma Di Maio, ma... Doveva chiamare gli scienziati e ascoltare, e dopo prendere delle decisioni. Non ascoltare Di Maio, ascoltare gli scienziati, non ascoltare Zingaretti. Tu che dici? Che facciamo? Poi, se prendo delle decisioni, non è che poi non sono più il tuo candidato premier, eh? Avete capito? Non è che poi faccio brutta figura con Zingaretti e poi non sono più il candidato premier, eh? Devo fare quello che dice il PD. Il PD dice: "Chiudere qualcosa è fascismo." Allora le frontiere non si possono chiudere, ma neanche immaginarlo, perché sennò sono un fascio leghista. Come il governatore della Toscana ha detto: "C'è chi è poco informato, voi non sapete, siete dei fascio leghisti." E comunque, a parte il governatore della Toscana che lascia il tempo che trova, dovevano, come dice Salvini, ascoltare il parere e suggerimenti di medici, scienziati e virologi. Medici, scienziati e virologi. Il parere, i suggerimenti. Non è stato fatto, è stato fatto dopo. Dopo, se è stato fatto. Non lo so se è stato fatto. Non lo so. Io ho visto un bel consiglio di ministri con la protezione civile, con tutti i bei ministrini italiani, lì quei ministri per caso. C'erano gli scienziati? C'erano i virologi? C'erano i medici? Forse sì, io non ne sono a conoscenza, forse c'erano. E poi, non chiudere Schengen. Schengen vuol dire chiudere le frontiere. Chiuse, come in caso di guerra, chiuse le frontiere. No, bisognava chiudere le frontiere per quei paesi come stanno facendo adesso verso l'Italia. Avete visto con l'Italia? Cittadini italiani non entrano in Mauritius, non entrano di qua, non entrano di là. Quindi
noi avremmo dovuto non far entrare da Hong Kong, Cina, Corea del Sud, i tre grandi focolai. E invece no, abbiamo bloccato i voli diretti. Bravi, una misura eccezionale. I voli diretti, tutti gli altri voli, quelli con lo scalo, sono entrati tranquillamente, senza neanche un beh alla dogana. Tranquillo, passa. Il documento, passa. Il documento, passa. Avete capito? Non c'è stato nessun controllo. Dovevano essere messi in quarantena, come stanno facendo adesso verso gli italiani. Come stanno facendo adesso verso gli italiani. Dovevano essere messi in quarantena tutti. Tutti. O meglio, dire chiunque arriva, non solo col volo diretto. Chiunque ha nazionalità cinese, di Hong Kong, della Sud Corea, in Italia non entrano. E quelli che sono già dentro, se escono, non entrano più. Se escono, non entrano più. E non saremmo in questa situazione con Conte che dà la colpa agli ospedali. Imbarazzante, è assolutamente imbarazzante quel presidente del Consiglio. Imbarazzante. E dice a Salvini cos'è che gli ha detto oggi? Dice sciocchezze, dovrebbe stare zitto perché io ho i messaggi che gli ho mandato. Ma quali messaggi? Per informarlo delle tue decisioni. E chi se ne frega delle tue decisioni? Un conto se gli avessi telefonato per chiedere tu cosa ne pensi, mettiamoci d'accordo. No, dice se Salvini mi rispondeva al telefono, io gli spiegavo il perché lui sbaglia, il perché non si può chiudere le frontiere, capito? Il professorino gli spiegava a Salvini, questo era coinvolgere il capo della Lega? E allora ha fatto bene a non rispondere. Avrei non risposto neanch'io. E poi Salvini dice in una diretta Facebook, in tutta questa emergenza la Camera si sta occupando delle intercettazioni telefoniche. PD e 5 Stelle stanno bloccando la Camera su questo importante tema. Ma non sarebbe più serio ritirare o far slittare questo decreto, tra l'altro discutibile? E poi dice... In un lunedì come questo è importante occuparsi di intercettazioni? Ovviamente no, ti aggiungo io, Salvini, ovviamente no. E poi Salvini dice solo 20 milioni di euro per l'emergenza sanitaria? 20 milioni, guardate che non sono niente, eh? Non sono nulla. Non si stanziano neanche per piantare quattro alberi in quattro città, eh? E poi aggiunge c'è un'emergenza sanitaria ed economica in corso. E Camera e Senato sono obbligate a esaminare il decreto del governo sulle intercettazioni telefoniche. È veramente folle. È una presa in giro nei confronti degli stessi elettori del PD e dei 5 Stelle. Poi aggiunge: sarà fondamentale chiedere all'Europa che non rompano le scatole con vincoli, gabbie e cavilli. Ora si devono aiutare le imprese in difficoltà. Il governo deve imporsi in Europa. Spero che ci sia un governo pronto ad esporsi in Europa a favore del popolo italiano. Io non credo, però. Durante la sua diretta, Salvini si è rivolto anche ai cittadini toscani e parlando di Prato ha detto: a Prato c'è un enorme comune cinese, comunità cinese, e i cittadini sono preoccupati. Ma il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha addirittura accusato di essere fascioleghisti. Perfino i medici che chiedevano i controlli, no? I medici chiedono i controlli. Sono fascioleghisti questi medici, no? Saranno medici che vengono da Milano, fascioleghisti. E questo, io vi dico, questo è un paese ridicolo, è un paese di pagliacci. Questo è un paese di pagliacci. Mi auguro che, arginato il problema, chieda scusa agli italiani se dimette. Ma figurati, non chiederà mai scusa neanche se dimetterà, no? Neanche si dimetterà. Speriamo che questa situazione, rientri. Io mi aggiorno spesso con una pagina, un sito che è aggiornato costantemente 24 ore su 24 sulle infezioni in giro per il mondo e aumentano costantemente, costantemente, ora dopo ora, infezioni e morti. Quindi non lo so, non lo so. Questa è come se fosse l'influenza spagnola dei primi del Novecento. Naturalmente adesso ci sono più mezzi, tamponi, cose, eccetera, ma questa è un qualcosa come quella. Dopo
dei primi del Novecento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.